Ciao, oggi siamo io, il Kugo S1 e una videocamera. Non so neanche se si può fare una cosa del genere. Penso proprio di no, però vabbè, noi ci proviamo. Su questo terreno qui non va proprio benissimo. Ok, allora, questo qui è il Kugo, sì, Kugo S1, monopattino elettrico, ce l'ha mandato Geek Mall, ve l'avevo già anticipato in qualche storia Instagram. Se non ci seguite su Instagram, qui sotto in descrizione trovate tutti i link ai nostri social. Ma vi faccio vedere un attimo come funziona questo Kugo S1 e così almeno vi fate un'idea di quello che sto facendo. Allora, prima di tutto abbiamo qua sotto lo schermetto, si vede molto bene anche sotto la luce del sole. Qua c'è l'indicatore della batteria, qui possiamo scegliere la modalità di viaggio, ci dice quanti chilometri abbiamo percorso, l'amperaggio durante l'andamento e la velocità. Che può raggiungere fino a tre livelli, che sono livello 1 fino a 20 km orari, livello 2 fino ai 25 e livello 3 che arriva fino al massimo di un 35 circa se state in, su un terreno liscio in piano. Qua sotto ci sono vari pulsanti, abbiamo il clacson che fa un suono sì un po' piccolino, quindi non è proprio il suono migliore di tutti. Qua c'è, si può settare la modalità di viaggio, qua dentro noi praticamente ci sono i chilometri totali percorsi. Non so se sono i chilometri totali in realtà o l'autonomia, ma dubito che sia l'autonomia 79 km. Abbiamo qui il faro abbagliante, ma veramente è tanta roba, guardate qui quanto è potente, siamo in pieno giorno eppure si vede tantissimo. E qua sotto ovviamente c'è anche una luce di posizione che lampeggia in continuazione se noi andiamo a scendere questo... questo faretto qui. L'unica cosa appunto che ho notato di diverso rispetto ad avere il faretto acceso è che questa cosa qua, se andiamo ad accendere questo pulsante qua, quindi si accende sia il LED frontale, che è lui, sia il LED posteriore in modo lampeggiante, che altrimenti si accenderebbe solo durante la frenata. Ok, ho spento il faretto principale, questa è la levetta del freno. Se io vado a frenare adesso, come vedete si accende la lucina dietro, se io lascio la levetta, la lucina dietro resta spenta, quindi 1, 2. Altrimenti può rimanere fissa lampeggiante come vi ho fatto vedere prima. A parte il settaggio della velocità non c'è molto altro da dire, è un monopattino elettrico un po' stupido, mettiamola così, nel senso che lui è un monopattino elettrico che non ha un'applicazione, non ha funzioni smart, però funziona bene, fa quello che fa come deve fare. I materiali sono molto buoni, pesa circa 11 kg, questo è tutto acciaio, questa piana antiscivolo molto bella, il cavalletto piccolino, comodo, non dà fastidio, ora ve lo faccio vedere meglio, però insomma non dà tantissimo fastidio anche quando è tirato su, infatti possiamo prenderlo e portarlo tranquillamente senza che lui sfreghi per terra e ci rovini tutte le mattonelle di casa. Vi faccio vedere tra poco come si chiude perché ci ho dovuto tirare qualche bestemmiona. Sotto, qui sotto, c'è il battery pack con le batterie. Batteria che tra l'altro dura veramente tanto, l'ho usato per circa 3-4 giorni e ho dovuto caricarlo soltanto una volta. E abbiamo qui sotto le ruote che sono veramente belle solide, piene, non sono gonfie, ma sono un materiale simile alla gomma piena, ecco, mettiamolo, sono un materiale simile alla gomma piena e impediscono le forature, perciò possiamo andare sui sassolini, sul pavé, dove vogliamo senza avere il problema che potrebbe forarsi una gomma. Il freno posteriore funziona molto bene, ma serve soltanto praticamente per rallentare, infatti questa roba qui quando noi la andiamo ad utilizzare non va a frenare del tutto il monopattino, ma lo rallenta. La levetta anteriore che fa da acceleratore ha due particolarità. La prima è che sì, se teniamo così lui va, ecco infatti è partito,
La seconda è che se noi lo teniamo premuto fino in fondo per qualche secondo, lui a un certo punto decide di bloccare la velocità e quindi non abbiamo bisogno più di tenere la, la velocità sotto controllo, perché lui andrà a una velocità costante che possiamo controllare poi tramite il freno posteriore. Non utilizzate mai il freno anteriore se prima non avete rallentato un pochino, perché altrimenti vi inchiodate. È praticamente un freno a mano, vi spacca. E attenzione, dico vi spacca perché in realtà questo a fare qui, appunto come vi ho già detto prima, può raggiungere fino ai 35 km/h. È una velocità disarmante. Qua in Italia ovviamente non è legale andare a una velocità del genere, non ci andate. Usate sempre il casco, non fate come sto facendo io in questo momento, perché è veramente pericoloso. È praticamente... Questo monopattino riassume quando il divertimento è proprio a un passo dall'infortunio, perché è veramente bellissimo, veloce, e solo che dovete stare veramente attenti, perché una volta imparato a controllare è semplicissimo. Per la prima volta che lo provate, fate attenzione, perché non spingetevi troppo là, perché dovete prima prenderci un pochino confidenza, un po' come tutti gli automezzi chiaramente. La differenza principale che mi fa preferire questo rispetto ad altri monopattini è il prezzo, perché questo qui su Geekmall lo trovate a circa 230-250 euro, quindi un prezzo veramente irrisorio. Vi ricordo che la mobilità elettrica con i monopattini è ancora in fase di sperimentazione, quindi non ci sono ancora delle regolamentazioni precise per questo tipo di prodotti, e potete andare fino a un massimo di 6 km/h nelle aree pedonali e intorno ai... aspetta, adesso non mi ricordo, 20 km/h sulle strade con un limite di massimo 30 km/h. Quindi non potete scannarvela tantissimo, però io vi sto parlando dei limiti di Milano, però generalmente penso che siano riconosciuti un pochino in tutta Italia questi numeri che vi sto dicendo. Nel frattempo Kugo S1 è un monopattino bellissimo, divertente da usare, costa poco, quindi ve lo consiglio caldamente. Trovate qua sotto il link in descrizione per l'acquisto. Che altro dirvi? Ciao! Io vado a lavoro. Mi sono dimenticato di farvi vedere come si chiude. Allora, niente di più semplice, o meglio, dovete andare a cercare su internet se non l'avete fatto la prima volta. Mettete il piede, fate peso non sulla levetta ma sul resto del monopattino, spingete verso in avanti, sentite un click e poi il monopattino si chiude. Non è proprio la cosa più semplice e intuitiva dell'universo, però bene o male si riesce a gestire bene la chiusura del monopattino.